partita? Signore e signori, stiamo ufficialmente a Roma. Siamo a metà del nostro viaggio. Oggi, come avevamo detto, faremo una roba un po' diversa. Siamo a Roma, ma andiamo in un birrificio. La birra si chiama Nabiretta, sono dei geni. Questa è birra da mare, nascono con nome Brew Pub ad Ostia con il Boa. Da 2 anni hanno deciso di fare questa nuova avventura dell'imbottigliamento e si sono trasferiti qui all'Isola Sacra a Fiumicino. Producono birra artigianale, in questo momento hanno 5 tipi di birra in produzione. Partono da birre tutte a bassa fermentazione, da una chiara tipo Pils fino ad arrivare a una Bock, a una Schwarz. Mi occupo di quello che è un po' la promozione del prodotto, delle fiere, perché giriamo tanto, cerchiamo di metterci noi sulla piazza e far conoscere il prodotto. Sono stati proprio i clienti a dargli questa forza, perché a forza di vedere grande riscontro della gente, tanta gente che richiedeva una biretta, come si dice qua a Roma, da lì è nata quest'idea di mettere in bottiglia la loro birra e di chiamarla una biretta. Le birre fatte con il cuore, cerchiamo di farle il più semplice possibile e con più passione possibile. Iniziamo dal deposito del malto, che noi usiamo solamente dei prodotti di alta qualità, preferibilmente dall'estero finora. Il malto viene macinato con il nostro mulino. Dopo la macinatura dobbiamo proseguire verso la sala cotte. Possiamo produrre fino ai 2000 litri di mosto. Qui dentro la caldaia viene miscelato il malto insieme all'acqua di mashing. Con le diverse pause possiamo trasformare i amidi che stanno dentro il chicco dell'orzo nei zuccheri più possibile fermentescibili. Dopo questo passaggio dobbiamo trasferire tutto il mashing dentro il filtro. Si fa un ricircolo finché il mosto diventa chiaro. Facciamo l'ebollizione, dove che iniziamo a mettere anche il lupolo. Dopo una pausa di riposo, finché tutta la quantità del mosto si calma, facciamo il trasferimento tramite lo scambiatore di calore. Trasformare la temperatura dal circa 100 gradi fino ai 5, 8, 9, 15 gradi, secondo il tipo di birra, secondo il tipo di fermentazione che ci abbiamo da fare. Fermentazione sempre sotto il controllo di pH, della pressione e della temperatura. Poi viene la stagionatura, per la rifermentazione, dentro la cella frigorifica, che durerà 12-15 giorni, e poi tutto è pronto per la vendita. Il segreto è solamente volontà di fare il lavoro ben fatto. Quando c'è un po' di passione non c'è limite a fare tutto quanto, ci riesce sempre. Sulla strada per Naples, 38 gradi. Siamo a Frosinone, siamo ancora in Lazio, tra poco saremo in Campania. Avrei bisogno di sapere dove si trova la pizzeria Brandi a Napoli. C'è un secondo che me lo scrivo. Ma mi dia del tuo, per favore. Perfetto, quindi riesci a mandarmi un messaggio? Sì. C'è anche il suo numero? No. Ma guardi, ma invece lei cosa fa stasera?